Io ora rimango sul generico e vorrei parlare prima del dialogo in generale, perché poi se sappiamo dialogare, sostanzialmente un counselor inizia a saper fare il suo lavoro. Se invece cadiamo in schemi che sono lontani dal dialogo, con tutte le tecniche, i modelli che possiamo conoscere, a mio avviso non siamo dei buoni counselor. Quindi impariamo a dialogare con noi stessi e con gli altri. Qual è la primissima, il primo assoluto prerequisito del dialogo? L'ascolto. Sembra strano che quando parliamo di comunicare in modo efficace parliamo di ascolto. Perché noi pensiamo che comunicare sia parlare, parlare, parlare. Una persona che si sente ascoltata davvero evolve da sola. Il problema è che cosa significa ascoltare. Ok, torniamo poi sui singoli punti. Per prima cosa ascolto la persona. Che cosa è necessario? Dividiamo i due canali. Relazione, contenuto. La relazione è quello che l'altro prova, il contenuto è ciò che l'altro mi dice. Già noi siamo spesso poco bravi, ma davvero poco bravi, ad ascoltare il contenuto. Quindi spesso la persona ci parla di una propria difficoltà. E noi non siamo là che con la testa siamo da altre parti. Ma cosa ancora più importante è saper ascoltare, essere in relazione con la persona. Che tipo di relazione? Relazione sintonica. Sintonizzato vuol dire che io percepisco i cambiamenti che stanno avvenendo nella persona, quando avvengono. Siccome noi non siamo abituati ad ascoltare, siamo abituati a sentire, perché ormai sentiamo podcast, sentiamo video, sentiamo. Però quello è sentire. Persino un pezzo musicale, se lo ascolti o lo senti, c'è una differenza abissale. Se una persona, mentre sta parlando, che si tratti di tuo figlio, di un'amica, quindi ripeto, ora sto parlando della buona comunicazione, del dialogo in generale. Se una persona fa una pausa, quella pausa, esattamente come nella musica, ha un senso e dà un senso e definisce quello che si sta suonando o quello che si sta dicendo. Come va con tuo figlio? Va abbastanza bene. Conta più quello, il sospiro e la pausa che ha fatto prima del bene che ha detto dopo. Chi è che in questo momento credi che possa aiutarti? Ma che devo dirti? Boh. Ma sì, forse. Già qua, qualunque nome metterà dopo, quello che mi conta sentire e vedere è che questa persona sta mostrando un suo stato. Se entro in empatia, capisco che non vede con tanta facilità qualcuno che lo possa aiutare. È confuso, si sente probabilmente staccato dal resto delle persone, forse si sente solo. Dico forse perché poi va, io sento, registro qua e poi verifico. Però devo sapere ascoltare. Ascoltare vuol dire guardare l'altro. Ascoltare vuol dire saper rispondere alla domanda che cosa sento, sento, non ascolto, sento. Che l'altro sente in questo momento. E questo, quasi paradossalmente, ma in realtà non è paradossale, lo ascolto molto di più, lo sento molto di più quando c'è silenzio. E dove silenzio? Silenzio dentro di me, silenzio fuori. Ieri proprio ero in questa stanza, stavo facendo un colloquio. E a un certo punto la persona ha finito di raccontare un fatto, immaginate ora, invento, cioè, e quindi non mi ha più chiamato.
fatto così, io l'ho guardato. Lei mi ha guardato. Io l'ho guardato. C'è stata più comunicazione in quei 30-40 secondi in cui siamo stati zitti che in tutto il resto. Ma noi siamo sempre, proprio sempre, sempre, ma sempre, 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 siamo costantemente impegnati a interrompere il silenzio. Quando crediamo di dialogare con una persona, sarebbe così più o meno il dialogo. E quindi questo non mi ha chiamato. Ha chiuso quel telefono e stop. Vabbè, e tu che hai provato quando... Ah no, no, hai rotto quello che sta provando. Chiedendogli che hai provato, non ti permetti di guardare. Te lo sta dicendo che cosa ha provato. Se solo stai zitto. E questo, ripeto, non vedetelo solo come dialogo professionale. È una questione con un amico che ti racconta una cosa. Sai stare zitto. Sai guardarlo negli occhi. Siamo troppo impegnati a, troppo impauriti, intimoriti dal silenzio, perché il silenzio ti mette a nudo. Il silenzio ti costringe a entrare in uno stato condiviso di emotività molto più densa. Finché c'è questo che sentite, che poi sono suoni che noi decodifichiamo, la mente mia è impegnata, la mente vostra è impegnata. Se invece guardi negli occhi una persona e stai zitto, ok? Inizi a sentire, sentire. Ovviamente, siccome viviamo nel momento, a mio avviso storico, degli eccessi in assoluto e della separatività, da un lato spesso si mette l'ascolto empatico, separato poi dal, scrivo così per capirci, dal parlare, parole. Ok, quindi ci sono sempre questi due approcci del tipo no, tutto empatia, empatia, abbracciamo gli alberi, abbraccia una persona per 20 minuti. Bellissimo, sapete quanto io adori gli abbracci e l'abbraccio ti dà tanto. Però se lo unisci anche a un buon dialogo, il dialogo può fare la sua parte. Questo è quello che ho cercato per 20 anni di mettere insieme. Gli approcci come molto concreti, come la PNL, il problem solving strategico, l'analisi transazionale, con approcci molto più legati all'ascolto, all'espressione, come l'approccio centrato sulla persona di Rogers, come... vabbè, ora non facciamo gli elenchi, però quello che cerco di passarvi è un modello che tenga conto nella giusta misura di tutte le componenti, perché la vita è semplice, ed è complessa, semplice perché segue delle leggi, la comunicazione segue delle leggi, complessa perché ci sono tante variabili. Allora, prima cosa, la persona deve sentirsi ascoltata. Ovviamente, se mentre parla io guardo da un'altra parte, penso al cellulare, oppure sto così con gli occhi per sì, e sto a pensare alla lista della spesa, non si sentirà ascoltata. E qui la cosa che mi avete sentito ripetere tante volte, ma dobbiamo ripetere, deve diventare il mantra. Nell'ascolto non è importante solo che tu sappia ascoltare, è importante che l'altro a livello relazionale percepisca di essere ascoltato. Perché è possibile che tu riesci a giocare a un videogioco in automatico, così a muovere le dita e ad ascoltare. E vi faccio un esempio concreto, proprio concreto. Io fare esercizi di puro scioglimento del polso con le bacchette, non devo pensarci. Cioè anche se fate questo potete parlare, ascoltare, il braccio si muove da solo, non è che dovete porre l'attenzione.
mi sono accorto che farlo quando una persona mi sta dicendo: ah, chi va alle poste stamattina? Vado io, vai tu, sente ta, 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 e dice: ah, sì, vai tu, non lo nota. Ma se dice: ti devo parlare di una cosa importante, e vede me, ta, 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 noti che proprio quello sguardo dice: eh no, ma io, cioè, automa. Ah, ok, posi la bacchetta e dici: dimmi. Perché? Perché non si sente ascoltato. Ditemi se è chiaro. Ok. Oltre ad essere ascoltata, una persona poi ha bisogno di chiarezza. Perché se no, se tu ascolti le sue emozioni, ascolti tutto il racconto, ma la persona è confusa, non ottieni niente. Cioè ottieni addirittura maggiore confusione. Dicevo, se ascolti una persona che è un fiume in piena, quindi ti racconta fatti su fatti su fatti, molto spesso la comunicazione è a grappolo, no? La comunicazione a grappolo è questa, no? Perché ti volevo dire che io stavo uscendo con questo amico, che poi ti dico, questo amico è un amico di un mio amico che però ho conosciuto, ma ci siamo trovati subito bene. E sai una cosa? Abbiamo scoperto di avere un hobby in comune e quest'hobby è la pesca. Vabbè, ma scusa, torno a quello che stavo dicendo. Quindi esco quella sera, anche se in realtà non era la prima sera che, perché poi alla fine, ok? E continua, e si allarga, si restringe. Però tanti. Tanti punti delimitati che non compongono mai un insieme. In questo tipo di comunicazione, nella comunicazione a grappolo, ci cadiamo tutti. L'importante è rendersene conto. Quando la mente lavora in modo confusionario, ecco perché vi dico, se la persona ha confusione, non è colpa sua, ha confusione, proprio si aprono link di continuo, un po' la struttura di internet, pam pam pam, passi da una pagina all'altra e alla fine dici che stavi cercando, sei su un sito che vende mutande, stai per comprare, è ripartito da il senso della vita, 15 minuti prima. Però sei partito, il senso della vita è questo, poi una pubblicità, ah ma è una pubblicità, forse, però quest'altra, alla fine che stavo cercando, beh però ho acquistato due slip a un buon prezzo, alla fine è andata bene. Il problema è che se voglio aiutare una persona, devo dare una direzione alla comunicazione. Per persona, in questo momento, pensate a voi stessi. Siete in grado di fare questo, di eliminare o comunque risalire e stoppare la comunicazione a grappolo quando ci cadete? Perché se lo sapete fare con voi, lo sapete fare con gli altri. Siete in grado di fare chiarezza? Come si fa chiarezza? Con delle domande precise. E qual è la prima sostanziale distinzione quando volete risolvere un problema, cambiare stato emotivo, cambiare visione su qualcosa? Qual è secondo voi la prima, proprio nucleare, fondamentale, la distinzione tra? Qual è la distinzione nucleare, proprio la prima, quella che sta qua, da cui poi nascono individuazioni di bisogni, di emozioni? Ora il suo ego sta gongolando perché la prima l'aveva sbagliata, secondo il suo ego, no, vedo la faccia. Quando ha detto la parafrasi, correggimi se sbaglio, stava là per di dai, dimmi bravo. No, ma non è questo. Ripeti la domanda, ripeti, perché la so, quella proprio nucleare, vabbè, i fatti, dai, i pensieri, l'emozione, e là appena ho detto, bravo, questa la so, ok, ecco, questo deve avvenire in un colloquio con noi stessi e con gli altri. Sono andato oltre quello, lui mi ha fatto due semplici domande. Se io fossi stato distratto, avrei visto una sola cosa, lui che ha fatto due domande, è che alla fine lo ha saputo. Ho sentito il suo stato interno, più o meno è andata così? Ti sei sentito frustrato quando non era quella? Ok. Bravo. Ok, la prima distinzione quindi è quella fondamentale, questa, fatti da misfatti, no, da. Pensieri.
mettiamo mente in generale, perché la mente poi produce emozioni, pensieri, giudizi, i fatti dall'attività mentale. Quali sono i fatti? Sono quelli che può riprendere una telecamera. Ok? Fatti. Sì, oggettive, condivisibili. Ok, quella finestra è aperta? Sì. Ok, no, ma è una percezione soggettiva. Ci hanno cresciuto con un linguaggio, una cultura che per aperta intende una finestra la cui anta è all'opposto della parte come quella. Ok? Quindi l'aria entra, è aperta. Lui mi ha aggredito, è un fatto? A meno che non ti ha dato una mazzata in testa, non è un fatto. Vabbè, ma uno entra, grida, ecco, è entrato nella tua stanza, gridando, urlando, ok, parlando con un volume alto, e ha detto, tu non capisci niente, vabbè, se non chiamiamo aggressione questa, no. Allora, i fatti sono, lui è entrato nella stanza, ha fatto questo, io mi sono sentito aggredito. Perché sull'io mi sono sentito aggredito puoi lavorare. Lui mi aggredisce, non puoi lavorare. Tu sei vittima. Questa è la distinzione nucleare, la distinzione fondamentale del buddismo. Non è che ce lo siamo inventato, non c'entra, c'entra poco e niente la psicologia. La psicologia ha reso scientifico alcuni processi, il processo percettivo, ha reso misurabile alcune cose, ha fatto degli esperimenti su alcune variabili, però onestamente è una presunzione infinita pensare che questo sia un fatto esclusivamente psicologico, questo è un fatto filosofico, è un fatto esistenziale, ok? Comprendere che viviamo nella mente è qualcosa che riguarda, se non è di per sé la spiritualità, perché per accedere allo spirito devi andare oltre la mente, che vuol dire andare oltre l'ego, vuol dire rendersi conto che la maggior parte di quella che chiamo realtà è una costruzione mentale. Quindi, prima distinzione, sono in un colloquio, no, perché mia suocera, che è una persona molto invidiosa, molto... Scusami, tua suocera, prima di definirla, che ha fatto? No, lei, te lo dico proprio chiaramente, parlami di fatti. Il fatto è questo, lei si è messa in mezzo al nostro matrimonio, l'ha distrutto volontariamente, con molta volontà, e ha reso quello che dovrebbe essere mio marito un povero idiota. E questa è la descrizione che uno ti fa. Di fatto, fatto, non c'è nulla, ma proprio nulla. E se la guardi e dici, ok, ora, torniamo un attimo sui fatti, cosa fa sua suocera, quando lo fa, come lo fa? Vabbè, gliel'ho detto. Distrugge matrimoni e lo fa volontariamente con il figlio. Ok? E là parti, mi può fare un esempio di come distruggi i matrimoni? Chiama tutte le mattine alle 7, bene, questo è un fatto, ok? Che vuol dire poi distinguere i fatti? Vuol dire, con noi stessi, misurare i fatti. Mia suocera chiama tutte le mattine, non sto scherzando, davvero non sto scherzando, prendete l'impegno di mettere una crocetta ogni mattina, vabbè, ma la metterei tutti i giorni, mettila tutti i giorni, per un mese, vediamo. Io, non parlo di un mio cliente, cioè, quando dico, vabbè, ma ogni giorno succede questo, dico, ok, poi mette una crocetta, vediamo. Quando a fine mese vedi 19, ti accorgi che la mente fa questo, generalizza, perché 19 volte in un mese è tanto, però diventa tutto. Gli altri 11 giorni scompaiono, perché la mente ha bisogno di cancellare. Siccome noi non ci arrendiamo a questo, pensiamo che ciò che la mente proietta sia la nostra vita. Invece è la storia che ci raccontiamo. Allora, aiutare se stessi e quindi sapere aiutare gli altri vuol dire fare chiarezza. Che cosa sta succedendo? Sono triste, che cos'è che ti rende triste? Vi accorgerete che già quando cercate la causa di un'emozione, della tristezza, difficilmente parlate di fatti. Sono triste perché è un momento in cui sono solo,
Allora, o ti hanno preso col teletrasporto, ti hanno mandato sulla Luna, oppure no, se non c'è stato questo cambiamento non sei solo, non è un fatto quello, mi sento solo, è una sensazione, va tenuta in considerazione, ma non è un fatto. Prima distinzione. Seconda distinzione fondamentale è tra contenuto e struttura. Questa mi rendo conto che anche per i counselor diventa abbastanza complicato. Se io volessi avere conoscenze su ogni cosa che le persone mi raccontano, dovrei essere onnisciente. Ok? Perché solitamente quando una persona si rivolge a un consulente esterno, è abituato alla consulenza specialistica. Cioè, ti dice, dimmi che devo fare, tu che conosci queste cose, quindi il meccanico Buona soluzione. vuole la soluzione. Tu vai dal meccanico, guarda, rimane bassa di giri. Ah, so io che cosa è, ta, ta, ta. Andava regolato questo. Tu non lo sapevi, io lo so, ti ho risolto la soluzione, quant'è? 100 euro. Dai, 100 euro. E ti ha risolto il problema. Noi pensiamo al counseling, alla terapia, al sostegno psicologico, a tutte le forme di aiuto, come dammi tu la soluzione. In realtà non è così. Quello che però dobbiamo saper ricavare se vogliamo fare un buon colloquio, e quindi sempre con noi, iniziate con voi, è la struttura. Vi faccio degli esempi perché questa distinzione è delicata. Una persona arriva e ti parla. Fatemi prendo un caso concreto. Ok, io ho un problema al lavoro perché i miei colleghi non mi stimano, quindi ogni volta credono di essere superiori a me e nelle riunioni a volte sto zitto perché loro ti racconto una cosa. Per esempio, 2 giorni fa in questa riunione a Natale mi ricordo che stavamo presentando un progetto e ti racconto una serie di fatti. Se tu ti lasci agganciare dei fatti, hai due possibilità, o compri e tieni sempre con te una bella scatola di popcorn, a Natale, e poi lui che ha detto, che ha fatto? E quello si chiama chiacchiera da bar, ok? È simpatica, però farvi pagare per questo non è proprio carina come cosa. E anche se non lo fate come professione, se una persona cerca aiuto, dategli aiuto, non statela a soddisfare la vostra curiosità. Allora, tolti i popcorn, la seconda opzione invece è non agganciarti al singolo contenuto, cioè non ti interessa quanti colleghi ha, chi sono questi colleghi, e Paolo che ti ha detto, ah, Paolo è quello che hanno assunto dopo, perché entri nella telenovela mentale e poi ti troverai per forza schierato, perché quando vediamo un film, quando leggiamo un libro, quando seguiamo qualcosa, scatta un processo che si chiama identificazione. Tu diventi uno o più personaggi. Non ti puoi identificare nella storia di un altro. Quello che invece è utilissimo fare, davvero utile, 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 è cercare di stare sulla struttura. Questa persona sta dicendo che al pranzo di Natale, nell'ultima riunione, quando devono decidere delle ferie, lui vive questa struttura. I miei colleghi credono di essere superiori a me e se la ridono. E invece io, piccolo e indifeso, non so che fare. Questo mi interessa. Quindi è il tipo di relazione che gli manca. Bravissimo, passo dal contenuto alla relazione. Perché io quello che posso indagare è che relazioni vive al lavoro. Come mai si sente così? E lì lo faccio passando ai fatti. Che cosa è successo? Che cosa fanno i colleghi? Per esempio, questo ha fatto la presentazione, nonostante io, nonostante ci fosse stato un mio contributo alla presentazione, non mi ha nominato. Ok, e qui passiamo all'altra cosa. Una volta fatta chiarezza, e quindi potrebbe essere la stessa cosa, mettiamolo come passo separato,
comprendo la struttura, comprensione della struttura, compresione, però vedi, cioè prendiamo insieme, compresione, comprensione della struttura, che cosa vado a vedere? Indago i significati che dà ai fatti, perché io come faccio a distinguere i fatti dalla mente? I fatti sono quello che accade, il significato è quello che l'altro vive, cioè Paolo ha fatto questa presentazione PowerPoint, bellissima, però non mi ha nominato. Ok, che significa per te che non ti ha nominato? Che lui crede che fa sempre tutto lui, cioè, e scrive che okay, Paolo non l'ha nominato, Paolo si sente superiore. Al pranzo di Natale, invece, stavo passando, mi ha detto, mi passate il panettone? Io l'ho passato a Mario, Mario l'ha passato la signora che l'aveva chiesta, la signora ha ringraziato solo lui, e io che avevo passato per prima a Mario. Ok, ha passato il panettone, non si sente visto. Che ti fa pensare questo? Che gli altri sono sempre meglio di me, che lui si è messo in mostra solo perché era più vicino alla signora. Non mi interessa quanto pesa il panettone, di che marca era e come si chiama la signora, mi interessa capire la struttura che lui vive. Se lo sto facendo di me, e ragazzi, credetemi, non c'è nulla di più bello, ora è una cosa personale, ma ho lavorato ieri e avantieri su un mio meccanismo che scattava, una cosa incredibile. Francesca ieri sera mi ha detto, ma ha rinominato quella cosa che le avevo detto, ci sto lavorando, E proprio tranquillo, no, me la sono messa a posto. Quindi, sì, ormai se ci penso, tranquillo. Perché? Perché ho fatto quello che vi sto dicendo, sono passato dai fatti a distinguere l'attività mentale, ho capito la struttura e ho destrutturato. Siccome era una cosa semplice, piccola, sono allenata a farlo, ci ho messo 2 giorni. A volte ci metto, anche tu hai detto prima, in 2 giorni hai risolto quella questione. Altre volte ci metti un po' di più, ma l'importante è che tu abbia un metodo. Allora, una volta che abbiamo capito che lui per tutti questi fatti si sente inferiore, che cosa andiamo a indagare? Alternative, e qui è quello che vi stavo dicendo, siccome tu hai capito la struttura, cerchi di fargli fare delle piccole esperienze che possano modificare la sua percezione delle cose e quindi poi la sua comprensione delle cose. Vi faccio un esempio semplice, proprio semplice. Litighiamo sempre perché quando torno a casa la mia compagna è nervosa, ce l'ha con me, eccetera. Non valuta che io ho fatto 7 ore al lavoro, io faccio un lavoro stressante, eccetera. Perfetto. Ok. Gian Gilberto, tu invece valuti che cosa fa lei nelle 7 ore in cui tu lavori. E certo, vabbè, io no, ma figurati, la stimo, la ammiro, la stiro, cioè faccio tutto, ok? Cioè lei proprio, io tengo in buona considerazione, lei invece non... Perfetto. Allora, da qui alla prossima volta, fai una cosa. Mi scrivi ogni giorno che cosa secondo te, mentre stai al lavoro e tu stai facendo il tuo lavoro, scrivi secondo te che sta facendo lei. Solo questo. Ah sì, va bene. Allora, che cosa sto facendo ora io? Sto aggiungendo a lui, che pensa di sapere, un dato di realtà. Allora lui alle 11 di mattina si deve chiedere, ma lei che sta facendo? Scrive, ah, probabilmente, non lo so, fa la spesa, invento, ok. Poi, probabilmente, quando poi, dico, puoi confrontarlo anche con tua moglie, vedere se, e chiedergli se può integrare, se c'è qualcosa che non è scritto. E lui si rende conto che già, avendo scritto tutte quelle cose, seguitemi, ditemi se è chiaro, la sua percezione inizia a vacillare, perché in fondo il suo schema dentro era io lavoro e quando torno non vengo mai accorto, lei sta a casa, sì, ok. Uno, già che lo scrive inizia a dire, ma però questo forse qualcosa lo fa. 2, quando va dalla moglie, dice, vabbè ho scritto quello che tu fai, la moglie dice, aspetta,
aggiungi questo, c'è quest'altro, ah, questo non è scritto, poi faccio questo, poi c'è il medico, poi c'è il pediatra, poi accompagno questo, poi li porto tutti e quattro là, poi faccio questo. Cioè, quando arriva con quella lista, credetemi, se la può raccontare come vuole l'interpretazione, però ti guarda e dice, ah, lo sai che un po', perché mi ha stupito questo, forse sottovalutavo. Ok, qual è l'alternativa? Non ti accoglie perché solo e per forza perché ce l'ha con te e non comprende la tua stanchezza? No, forse perché è stanca pure lei. Ah, Gian Gilbert, com'è? Come funziona? Non gli fai così a lui, ed è questo dentro di te, anzi a lui dici, ma è possibile, vediamo, forse, valutiamo. Però che cosa ho fatto? L'ho portato a vedere. Invece qual è il nostro approccio, ragazzi? Però se lo vedete lo cambiate, lo dovete proprio vedere. Il nostro approccio è, Gian Gilberto, scusa, ma tu hai idea di che fa tua moglie? Sì, guardi, lo so bene. No, non lo sai che fa tua moglie. No, ma io veramente, ma devi capirla. Ma no, è chi capisce me? Sì, sempre chi capisce me. Cioè addirittura ci mettiamo in contrasto con le persone. Perché diciamo lui deve capire la moglie, ma tu stai capendo lui. Invece portalo a vedere, accompagnalo a vedere. Deve essere lui che deve dire, wow, non me l'aspettavo. Dentro tu dirai, vede tu, è chiaro che tua moglie fa qualcosa, però fuori devi dire, ma neanche io mi aspettavo questa cosa. Devi fargli fare una sua esperienza. Dare l'esempio è, Gian Gilberto, non sai viaggiare? Io ti faccio vedere, vabbè, ciao, vado in America e torno. Dici, wow, vedi che esempio, questo è uno che viaggia. Ma non sai come la prende. Invece Gian Gilberto inizia, non so il compito per il viaggio, non mi viene in questo momento, però portalo a viaggiare. Cioè, sei mai stato a trovare in Ventura tua zia a Tito? Ok. E dice, oh, lo sai, non va. Perché non provi? Gian Gilberto fa i primi 15 chilometri. Ok. Dice, ah, sai, non mi sono spaventato andando a Tito, perché poi mia zia è una simpatica, vedi, me lo negavo. Ok. Gian Gilberto, visto che sei andato a Tito, lo sai che c'è, a te piace la pasticceria, c'è il Festival della Pasticceria a Campobasso. Ah, ti piacerebbe andare? Perché non ti organizzi con un amico? Ah, sì, però è bello. E va. Cioè, gli fai fare, lo accompagni a fare delle esperienze, ma non gli dai l'esempio. Sono due cose molto diverse. Può essere percepito così. Dare l'esempio può essere percepito, vabbè, facile voi che avete coraggio. Accompagnate le persone, dategli piccoli compiti perché scoprano da sé la vita. La parte più difficile è resistere alla tentazione di mettersi qua. Cioè, Gian Gilberto è qua e io ve lo dico col cuore. Tante persone che fanno relazione d'aiuto stanno proprio qua. Ti spiego la vita. Ok? Tante persone lo fanno proprio per stare qua. Perché sono cattive, brutte, no? Perché è la tentazione di tutti gli esseri umani, qualunque cosa. Molte persone vogliono diventare angeli per avere potere. Ok? Ti spiego, ti do la soluzione, è figo, ti fa sentire esperto. Il problema è che la vita poi è degli altri. Ti dico che fare. No, io ti faccio vedere, tu prova. E vediamo insieme che cosa è successo. Non qua, ok? Qua. Accanto, sì. I compiti, poi lo studierete in un altro modulo, si strutturano in un certo modo, ma si strutturano sulla struttura del problema. Nel caso che vi ho detto prima, si sente inferiore, tutti lo fanno per umiliarlo, eccetera. Per esempio, un buon compito è, vabbè, a questo punto facciamo una cosa, mettiamo in difficoltà loro, non è questo il fine del compito, chiedigli tu, ah, ma come mai non mi hai nominato? Senza accusare, chiedere solo, che cosa lo sto portando a fare? A considerare la realtà dell'altro, perché lui, per un vissuto suo, sta riproponendo lo schema in cui si sentiva squalificato da bambino, nessuno che gli ha mai detto bravo. Cioè, facevano vedere i compiti, è proprio così, lui e la sorella. Brava Maria! Brava Maria! Ok,
E lui non esisteva, non si sentiva visto. Anche io ho fatto questo. Sì, un attimo, sto guardando il compito di Maria. Quella scena si ripete ogni volta sul lavoro. Allora, quando lui va dalla persona che non l'ha nominato e dice, scusami Giangi, l'ho scritto, vedi, sei dietro la presentazione, però siccome eravate 21, finire una presentazione e nominare chiunque ha dato un contributo mi sembrava superfluo, insomma, avrei perso troppo tempo. Reagisce, sì, forse questo è il problema, però ha un dato di realtà, ci sono altri 20 nomi, e dice, non l'ha nominato, quando torna, dice, no, lui mi ha detto questa cosa. Ah, ma tu l'hai controllato? Sì, c'eravamo tutti dietro. Quindi gli altri l'hanno nominato e a te non ti ha visto? No, in effetti non ha nominato nessuno. Può essere vero che l'ha fatto per... Ah, sì, può essere. Vedete come piano piano si iniziano a fare strada delle alternative. Poi chiede alla signora che ha passato il piatto. Ok. Signora, come mai ha ringraziato lei? Ah, scusami, perché l'aveva? No, e lei me l'ha dato, io ero distratto. Quando me l'ha dato lei, ho ringraziato lei. E inizia a vedere, beh, però forse, non è che la signora può vedere la catena di chi ha passato il piatto. Si ringrazia l'ultimo, ok? E così inizia a modificare la relazione che ha con le cose. Poi, ti puoi divertire e gli puoi dare un compito in cui annotare tutte le volte in cui le persone lo ringraziano o gli dicono che è stato bravo, perché molto probabilmente Gian Gilberto ha un'attenzione selettiva molto sviluppata. Se io vi dico guardate il blu, voi vi fissate sul blu e non vedete il resto. Quando vi dico nota pure se ci sono altri pennarelli, iniziate a guardare, ah, un rosso sta là, ce n'è uno nero poggiato là, si allarga la visione. E addirittura, questo è il bello, la parte molto molto bella del lavoro su se stessi, con se stessi e con gli altri, è quando l'esame di realtà stupisce anche te stesso. Quando tu dici, però dei miei allievi nessuno che mi ha mai detto, non so, mai fatto un complimento, e ti senti calimero la vita, io do tutto per la scuola, i miei allievi, no. Quando cadi nel vittimismo, dici, vabbè, però facciamo una cosa, segniamo tutte le volte che mi fanno una critica con una X e tutte le volte che mi fanno anche una carezza, un complimento, grazie Antonio, che bella questa spiegazione, con un cerchietto. Quando lo farete, ve lo assicuro, e lo farete, vi accorgerete che vuol dire la mente mente. Perché se lo fai raccogliendo i dati, che se lo fai filtrandoli ancora, tornerai con tutte crocette. Ok? E vi do un trucco, questo è veramente un trucco, portatevelo sempre. Quando qualcuno, capita rarissimamente, torna solo con tutte, si sta dando ragione. Anche se siete voi stessi, vi state dando ragione. Se dite, mio marito non mi fa mai un complimento e in 28 giorni non trovate nemmeno una volta in cui ha detto, ah, però belle scarpe, invento, ok? È proprio che non lo volete sentire. Fate e fate fare esami di realtà e tornate ad allargare la visione.